Giusy De Vino, artista straordinaria, un talento memorabile, celebrato in tutto il mondo, in tutti i palcoscenici, tutti i pubblici internazionali l'hanno lungamente applaudito, e io sono veramente felice di essere stato qui chiamato dal Teatro Lirico di Cagliari, nella persona del sovrintendente Claudio Razzi, a rappresentare un po' quello che è, diciamo così, lo scoprimento di nuovi talenti. Hanno creato un concorso di cui mi hanno fatto direttore artistico, per cui ringrazio molto il Teatro Lirico di Cagliari, e abbiamo voluto, insomma, che qui ci fossero anche i maggiori teatri internazionali a giudicare, a conoscere i grandi talenti da tutto il mondo, perché ricordiamolo, sono arrivati da tutte le parti del mondo, non c'è un paese non rappresentato: Brasile, America, Cina, Giappone, Spagna, Germania, Francia, Russia, Kazakistan, Uzbekistan, insomma tutti i paesi del mondo, Polonia, abbiamo dei concorrenti della Polonia, e sono voluti essere qui a Cagliari nel nome di Giusy De Vino a farsi sentire da una giuria qualificatissima. Il presidente è il nostro sovrintendente Claudio Razzi, poi abbiamo Tony Gladschack del Teatro La Scala di Milano, abbiamo Christoph Sofferle della Deutsche Oper di Berlino, abbiamo Paolo Esper di Concorso Maria Callas di San Paolo e del Festival di Manaus. Abbiamo poi Marco Tutino, un compositore contemporaneo che sarà protagonista poi tra l'altro qui a novembre proprio al Teatro Lirico con una sua nuova composizione, La Ciociara. E poi, Dulcis in fundo, ma non per importanza, abbiamo Dominique Meyer. Dominique Meyer che arriva dalla Staatsoper di Vienna, sarà qui anche lui a conoscere quelli che saranno poi i talenti premiati da loro stessi, perché ricordiamolo, sabato 30 settembre alle 20:30 ci sarà la finale e il galà celebrativo per Giusy al Teatro Lirico di Cagliari, appunto nella Sala Grande. Ci sarà naturalmente anche una premiazione di un grande della lirica. Abbiamo voluto, d'accordo con la sovrintendenza, associare al concorso un premio alla carriera, un premio alla carriera che viene dato a quelli che poi tra l'altro sono stati i colleghi di Giusy De Vino, perché Leonucci rappresenta senz'altro un partner idealissimo di Giusy. Io stesso sono stato testimone del Traviata alla Scala, la famosa Traviata alla Scala con Riccardo Muti. Giusy e Leonucci erano straordinari, per cui quale meglio cosa di avere qui Leonucci come testimonianza, come primo anno del premio alla carriera Giusy De Vino, che daremo appunto a Leonucci. Sarà qui con noi, insieme ad altri artisti, che celebreremo appunto questa grande figlia di Cagliari e della città di Sardegna. Altro fatto molto importante, ci sarà la registrazione televisiva da parte di Sky Classica. Sky Classica registrerà la serata, manderemo in onda naturalmente forse non tutta la serata, ma comunque una differita, con le parti più importanti. Sky Classica la manderà in onda entro fine anno e andrà in onda in 38 paesi che hanno Sky Classica. Per cui, insomma, sono contento perché Giusy De Vino continuerà ad essere ancora nel cuore di molti appassionati d'opera. Di gioia in gioia.